Ciao ragazzi, eccoci tornati in questo nuovo video. Forse qualcuno penserà che sia tema Harry Potter, ebbene no, No. decisamente no. Allora, questo è un video tag sulle LOL che ho visto fare da Nese Time, mi sembrava carino. Poi diciamo, cioè, è anche gratis, quindi come video può anche starci. Questo qui è il quadernino di Edvige che avete già visto forse in un video, no, forse che avete visto in un video acquisti di Primark, ma io in realtà ho segnato praticamente solo le domande. E appunto, mi sembrava carino farlo, sono 21 domande e quindi adesso risponderemo a queste domande, appunto. Allora, prima domanda: quante LOL hai? Allora, io avevo in totale 104 LOL, tra cui Sì, alla fine qualche serie finita, come avete già visto nei vari video. Avevamo finito la prima serie, la... Le Lil serie 3 Wave 2, le Confetti Esatto. Pop, le serie Glitter e la serie Glen Glitter. Quindi ne abbiamo finite un bel po', però purtroppo le ho dovute dar via, a parte la serie Glitter e la serie Glam. Mentre di alcune, per esempio, che ne so, serie 1, serie 2, ho ottenuto qualcosa, non tutte. Poi, seconda domanda: hai mai customizzato una LOL fake? No, e non intendo neanche farlo, anche perché di LOL fake forse ne ho solo una presa in edicola, però non le so customizzare, non ne so proprio capace, quindi no. Quante LOL rare e ultra rare hai? Allora, vabbè, con tutte le LOL comunque complete ne avevo praticamente tutte. Adesso ne ho un po' meno. Ne ho forse 4-5, mi sembra. Invece prima appunto ne avevo di più. Poi, quante coppie hai? Allora, ho come coppie ho Punk Boy. Diciamo come coppie LOL e Lil, formate da LOL e Lil, ho Punk Boy, Kurus Kutti, Neon, Rocker. Rocker, e qualcun altro, adesso non mi viene in mente. Comunque queste sono bene o male le coppie che ho, ne Sono avrò 4-5, ecco, 4-5, diciamo sì. così. Poi, quante LOL Family hai? Stessa cosa, ne avrò 4-5, infatti sono appunto... Ah, ho anche la Kitty, ecco, mi sta venendo in mente, Kitty Queen, la Unicorn, Flower Child, però non ho i pet, appunto, anche perché ancora non sono usciti, né quello di Flower né quello di Unicorn, però appunto ho anche il pet di Kitty, quindi anche lei completa come famiglia. Poi, quindi anche lì ne avrò 5 o 6, insomma. Poi, hai la tua LOL preferita? Sì, ho tutte le LOL mie preferite. Allora, della prima serie abbiamo Qua Rocker. ti chiedo la tua LOL preferita in Sì, generale. però io do le mie LOL preferite per quanto riguarda le serie, perché logicamente per ogni serie c'è una preferita. Ok. Allora, prima serie abbiamo Center Stage e Rocker. Perché Queen Bee, che era la mia preferita, purtroppo non è uscita, quindi vabbè. Seconda serie abbiamo Kitty. Terza serie abbiamo Unicorn e Flower Child. E per la quarta serie, l'unica proprio che mi piace è quella anni 80 e basta. Poi quante confetti hai? Le confetti le avevo tutte. Abbiamo finito la collezione dei primi youtubers italiani, ragazzi. Esatto, sia prima Eh sì. wave che seconda wave, adesso ne ho un po' meno, però in linea generale le avevo Eh tutte. sì, ragazzi, insomma, dovete capire che li abbiamo dati al matrimonio i confetti, quindi per quello. Sì. Quante glam glitter hai? Tutte. Di queste tutte, sì. Tutte. Quante serie 1? Serie 1 le avevo tutte, E poi. adesso ne ho un po' meno, ne avrò Ne hai un forse paio. 3, 3 Tre, o te ne sono 4, rimaste tre di sì, totale, di vabbè. 31, tre. Mi sa sì, perché ho la Miss Baby, no, di più di tre. Ho Miss Baby, Ops MVP, la Glitter Queen e mi sembra basta, mi sembra sì, basta. Tre ne ho. Poi, quante serie 2? Serie 2 ne ho di più, mi sembra forse una decina. Sì, più o meno.
Poi quante serie glitter? Tutte. Tutte serie glitter, quelle della serie glitter tutte le ho. Poi outfit preferito è quello di Unicorn e di Flower Child. Poi scarpe preferite sono quelle di Flower Child, che sarebbero queste, che richiamano un po' anche quelle di Miss Baby. Poi accessorio preferito, il ciuccio. Io amo le loro con i ciucci. Ovunque hanno, cioè tutte quelle che hanno i ciucci sono le mie preferite praticamente. Poi pettinatura preferita, abbiamo sia questa. Eccola, io sapevo che l'avrebbe tirata fuori, ma solo perché c'ho il corno. No, pettinatura sono i capelli. E invece, scusate, è anche questa. Questa qui, che ce l'ha anche la tennista, Ops MVP, e la Heartbreaker. Le lascio qua. Guardate, vi ho portato anche loro, visto che ci siamo. Diciamo che sono racchiuse le mie preferite. Poi dove siamo? Ah, ok, serie preferita, assolutissimamente la Glam Glitter, cioè io le amo troppo, soprattutto lei che ce l'hanno fatta spettacolare. Poi a seguire c'è anche la serie 3, perché ci sono appunto alcune LOL che mi piacciono un casino. Poi hai le LOL serie 4? No, però ne ho acquistata una, che forse si potrebbe capire qual è, visto che ho già detto qual è l'unica che mi piace, su un gruppo LOL, quindi mi dovrà arrivare a breve e vi farò anche un video. Tra l'altro ho acquistato anche una Lil, no scusate, ho anche scambiato la sua Lil, quindi avrò anche quella come coppia. Poi hai pezzi serie 4? Sì, pezzi serie 4 li ho, non tutti, perché sinceramente non mi piacciono tutti. Però alcuni li ho già dati via, purtroppo. Poi hai le Little Sister serie 4? Sì. Anche in questo caso però molte sono state vendute. Date via, sì, o vendute o scambiate, insomma. Ecco, come ho detto prima, ho scambiato quella lì che mi piace. Poi, penultima domanda. Quale LOL ti piace di meno? Allora, su questo voglio dire una cosa, prima di dire il nome. Cioè ragazzi, allora, quando abbiamo fatto tipo il video sulle LOL complete di qualsiasi serie, no, della serie 3, quindi delle confetti pop, c'era in particolare una LOL che a me non piace. Cioè, allora, quando io dicevo, ma questa LOL a me fa schifo, oppure comunque non mi piace, cioè è un mio parere, non è che dovete scrivermi sotto, tu sei più brutta della LOL, oppure no, questa LOL è bella, tu fai schifo. Cioè ragazzi, ognuno ha il suo parere. A me Riptide, adesso vi dico proprio qual è, Riptide come DJ della serie 2, a me fanno schifo, non mi piacciono, cioè, che cosa devo fare? Tant'è che appunto la domanda successiva è, la possiedi? No, perché le ho date via, infatti, e ci sono anche riuscita, perché proprio, cioè, Riptide a me sinceramente, ma non solo a me, io ho notato nei gruppi che parecchie persone, no, a parecchie persone non piace, cioè, eppure è talmente evidente. Poi ovviamente ognuno ha il suo parere, cioè non c'è bisogno di puntare il dito, di offendere così la gente solo perché non piace quel tipo di LOL, cioè non ha senso. Quindi io approfitto anche di questa domanda per dirvi sotto nei commenti di non star lì a giudicare o comunque scrivere cattiverie gratuite, perché ne abbiamo ricevute a bizzeffe, ma veramente ragazzi ci vuole un libro intero. Tra l'altro io ho bloccato tutti, quindi cioè se voi scrivete cattiverie, oltre che passare tra le revisioni dei commenti, quindi io decido io se pubblicarlo o meno, ma se in qual modo YouTube lo pubblica, cioè io vi blocco, cioè non è che, cioè voi lo scrivete, ma il vostro commento una volta che venite bloccati non viene letto, quindi è inutile che scrivete cattiverie gratuite sulle persone, che poi sono più brutta, cioè io quando faccio video in questo modo dove mi si vede sulle mani, sei più brutta tu, ma mi vedete in faccia, no? Giusto per capire, cioè
Poi magari gente che non è neanche iscritta scrive commenti così, perché gli capita magari un video tra i consigliati, lo apre e scrive commenti a casaccio. Il senso di sta cosa. Cioè, bah, penso che al mondo si trovi qualsiasi tipo di persona con qualsiasi tipo di carattere, anche quello che tu pensi di non trovare, anche il pazzoide che tu pensi che possa non farti una cosa, ragazzi, si trova. So che su 7000 sfere si trova. Anche sì, quello però, che non pensi c'è, esiste. Ok, però le cattiverie gratuite scritte sotto un video dove comunque uno ci spende soldi, ci spende tempo, ci mette passione, ci mette tutto, cioè alla fine, nel senso, finché una persona mi scrive non mi piaci, ok, va bene, è un parere personale, possiamo piacere come no, però se una persona mi viene a dire sei brutta, fai schifo, ti odio perché è capitato, ti odio, cioè neanche mi conosci come mi fai odiare, ti odio, sei scema, sei una pazza, cioè ragazzi, che forse alla fin fine, io per esempio ho trovato lei nel video che avete già visto e ho urlato come una pazza, perché probabilmente io sono l'unica persona, non lo so, che quando trova la LOL che comunque desidera, perché non tutti ce li possiamo permettere, si mette a urlare, cioè, ma è senso di gioia, è senso di felicità. Dire che anche tale iscrizioni si mette a urlare. Si mette a urlare, sì, beh, tu guardi i suoi ma video, è quindi... cioè se uno trova ecco, la sua preferita... Io penso che ognuno rappresenti le emozioni a modo proprio e le dimostri ognuno come vuole, però se uno fa così è perché... Significa anche che ci tiene rispetto esatto. A altri che dicono ah ok è lei, ok è bella, ma cioè, uno che emozione dà. Ragazzi, voi che scrivete sotto, tu concludi le LOL, concludi le serie, te lo puoi permettere, c'è gente che non se lo può permettere, no ragazzi scusate, io compro le LOL, no abbiamo finito le serie, ma io poi le rivendo, cioè io quelle serie poi non le ho più, quindi io lo faccio, cioè noi lo facciamo per portarvi video, ma poi le LOL comunque vengono vendute, anche se a me dispiace, perché logicamente dispiace, però se c'è necessità. Però come altre persone non possono permettersi determinate cose, noi comunque rientriamo in quel parametro, non esatto, che... noi sacrifici li facciamo ragazzi, non è anche perché non abbiamo collaborazioni, la Giochi Preziosi purtroppo non ci ha mandato più niente da un annetto. Questo perché ovviamente i grandi youtuber... Nomi come Yolanda Swiss, ma ci sta tutto perché ovviamente è chiaro che una come lei meriti di entrare in quel club. Certo. Per cui è ovvio che noi veniamo tralasciati fuori, soprattutto dal numero degli iscritti ovviamente. Sì, però è chiaro che differenza... se 100.000 al confronto di 2.000 sì, non si può paragonare. A differenza però degli altri, giustamente noi non abbiamo collaborazioni, le loro non ci vengono spedite gratis, come sì, tante sì. Altre cose, e quindi logicamente noi facciamo sacrifici in più per portarvi LOL, per portarvi altri tipi di video, che siano blind bag, che siano altre cose, ma soprattutto le LOL, perché il canale alla fine è incentrato su quello, e poi il resto è da contorno. Bello. Cioè, quindi le LOL, per portarvi più LOL, o LIL, o PET, quello che è, io devo rivendermi il resto per portarvi altri video per poi rivendermeli ancora, e il giro è continuo. Esatto, cioè, a parte qualcuna che giustamente mi dispiace dar via perché alla fine rientrano nella cerchia delle mie preferite, e quindi a parte alcune il resto non ne abbiamo più. E beh, niente, dopo questa tiritera di mezz'ora possiamo concludere il video. Sì, con queste meraviglie. Fateci sapere cosa ne pensate di questa cosa, appunto di quello che ha detto Chiara. E quindi quando dico che una LOL non mi piace è un mio parere, ragazzi, non dovete star lì a prendervela, perché ognuno ha il suo pensiero. Esatto, bene, lasciate, alla prossima. Lasciate un like se vi è piaciuto il video, appunto, iscrivetevi al canale, solite cose, non voglio essere insistente come altri youtuber, però è giusto dirlo, lo ripeto per l'ennesima volta. Alla prossima. Ciao.